durante il tuo annunciato con un primo commento, appena siete seduti, alzate i capelli, portate l'informazione, e lo Stato Sociale ha anche vinto il premio della sala stampa sociale. Stato Sociale. Ciao, abbiamo dei problemi di cassa, un attimo. Attenzione. Stiamo lavorando. Intanto potete fare già un commento e poi passiamo alle domande. Siamo alle porte. È presente quando organizzi uno scherzo bello bello, ma poi lo scherzo diventa così grande che non sai più fare lo scherzo. È veramente incredibile. Non avevamo nessuna credibilità cognitiva, però ce la siamo chiamata perché abbiamo detto dal primo momento che volevamo arrivare penultimi e siamo arrivati penultimi al contrario. Strano. Allora, c'è la prima domanda per loro, Betta Carbone lì in fondo. Per lo Stato Sociale quanto... Quanto ha contribuito secondo voi in percentuale nella vostra vittoria questa fantastica, beautiful Mrs. Peggy Jones? È tanto? Un bel po', sicuramente. Siamo contenti anche perché si sono divertiti tantissimo loro e noi siamo molto contenti di averli portati con noi a condividere questa esperienza perché è stata un'esperienza bellissima e poi sì, abbiamo provato a fare succedere qualcosa perché ci piace fare succedere le cose dove andiamo e è successo e siamo molto contenti. Paolo Giordano, ciao, io vorrei sapere da lei cosa ne pensa, da Paddy Jones, che cosa è? In inglese lo dici tu o lo traduco io? No, fai tu. Faccio io. Cosa ne pensa di... Sì, come si sente, cioè il suo commento per il secondo, visto che è entrata nella band, è arrivata seconda, e quindi cosa ne pensa? As you are part of the band, tell us all about how you feel about being a part of the band. What do you think about being arrived to the second place? It's been fantastic. Sure. It's the first time we've gone a dance for the band, and it's been a wonderful experience. The boys are fantastic. Altre domande per lo Stato Sociale, Annalisa, Ron, non vedo mali che si alzano, proseguo. Ci sono altre domande? Calvini, qui avanti. Domanda per Annalisa. Quote rosa, pochissime le ragazze, ma insomma, hai difeso una delle quattro, è arrivata. Sono davvero molto orgogliosa, davvero tanto di rappresentare le quote rosa sul podio. Non mi fa strano persino dirlo, guarda, davvero. Grazie. Altre domande? C'è Anselmi che voleva fare una domanda, però era relativa al dopo, Eurovision, quindi dopo. Perché la domanda di Anselmi è sull'Eurovision, e chi va all'Eurovision? Tutti noi lo sappiamo. Spinelli e Anselmi, esatto, va bene, almeno uno dei due ci va. Eccola qui, altra domanda. Sia per Annalisa che per lo Stato Sociale, volevo chiedere, c'è stato un momento durante la serata nel quale... Sono qua? Ehi! Ciao, sì, sì. Durante la serata c'è stato un momento particolare nel quale avete pensato ok, ce la facciamo, andiamo sul podio o no? No, e per quanto mi riguarda no, io ero lì che dicevo ogni 30 secondi ragazzi ma andiamo a mangiare perché tanto, cioè, è stata veramente una sorpresa incredibile, bellissima. Noi l'abbiamo scoperto quando l'hanno detto in TV e... In quel momento lì solo, prima non stavamo pensando ad altro in realtà. Cioè, dice lei a cosa stavamo pensando? Ognuno qualcosa di diverso. Io stavo pensando a una parmigiana di melanzane, ad esempio, e a una birra. Però forse qualcun altro stava pensando a qualcos'altro. Sì, io non ci ho mai creduto a questa cosa. E, non lo so, forse Checco ci credeva un po'. Sarebbe piaciuto vincere,
Ah, ve lo dico, però secondo lo vedo uguale, sono bei fenomeni lo stesso. Spinelli, vai. Io mi collego alla risposta, mi collego alla tua risposta. Nel momento in cui Annalisa persa, voi eravate lì, pensavate no, speriamo di no, oppure dai che ce la facciamo? Per un attimino. Paura o volevate, cioè comunque avresti... Allora, secondo me era molto evidente a chiunque che Ermal e Fabrizio fossero i più forti di questo festival e lo era anche a noi. È ovvio che ci sembrava talmente surreale essere arrivati lì che abbiamo detto beh, forse è una visione surreale della realtà e può succedere tutto, ma era molto chiaro che loro sono particolarmente forti e poi sono due entità con un vasto pubblico unite, con una canzone bella interpretata da Dio e con un grande testo, quindi insomma parliamo di una cosa del genere. Prima di passare all'altra domanda, però chiedo cortesemente a tutta la parte destra di fare silenzio, visto che ci sono colleghi che stanno facendo domande e non si sentono le risposte. Passiamo alla prossima. Ciao, Fabio Falabella, Quotidiano del Sud. Una domanda per lo Stato Sociale e per Miss Patty Jones. Allo Stato Sociale volevo chiedere se per scherzo, in questo periodo di compressione, diciamo così, generale in Europa dei diritti, è possibile magari dal vostro nome, vista la vostra esperienza che vi auguravate di arrivare penultimi, auspicare, come dire, un ripensamento anche a livello politico e sociale, quindi un allargamento dei diritti che invece hanno visto una compressione negli ultimi anni. Invece per la signora Jones avrei una domanda che magari, se posso, le faccio direttamente in inglese. I wish ask you, Miss Jones. Madonna, hello. Good evening. Hello. I wish ask you which song did you like in this festival? Which was the song that you would like to dance apart from the ones you already danced? When we dance, it's Nico that chooses the music. So Nico, you can I wish to dance una vita in vacanza. Only una vita in vacanza. Non esercitando e basta tutto il tempo, non ho badato a nient'altro. Invece per quanto riguarda la tua domanda precedente è un bellissimo augurio, chiaro, non credo che dipenda da noi, per fortuna tra l'altro, però sì, quando c'è un allargamento dei diritti è sempre bello e bisogna sempre lottare per ottenerli. I vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro. Sempre la stessa richiesta di restare seduti, potete fare i filmini, potete fare tutto. Sì, i filmini, il video 8, il super 8. Che riporto sarebbe meglio. No, veramente. Lotta comunista, sì, quello che dovrebbe portare. I wish like to ask you. Buoni! Giordano è indisciplinato. No, Paolo, dai, è tutta sera che sei indisciplinato. Cioè, non posso parlare. Una volta la carta... Cosa puoi scattare in tua classe? Allora abbiamo i vincitori del 68esimo edizione del festival, chiedo sempre la cortesia a tutti di tornare a Fabrizio, fai un saluto per Anna. Per cortesia. Per Anna. Aranda. Cortesemente torna al posto. Ci fate fare la conferenza? Ok?
grazie. Allora, grazie. Prima momento accanto, fa passare le domande. Herman Meda, Fabrizio Moro, vai Herman. Beh, intanto grazie a tutti, mi sembra incredibile, anche perché ero convinto che saremmo arrivati terzi. Visto che ho fatto un abbonamento di 3 anni, però quest'anno mi è saltato. A parte questo modo per così stare alla fine della nostra edizione, sono veramente molto 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 felice. Molto felice non tanto per quello che rappresenta la sigla di questo premio, ma quello che rappresenta la canzone. Sono felice che sia arrivato veramente tutto. È un progetto su cui abbiamo speso tantissime energie, tanta fatica, ci abbiamo messo coraggio e speranza per iniziare a divulgare questo messaggio proprio qui dal parco dell'Aiso, da questa città dove tutto è nato. E sono estremamente felice di governare, ovviamente, ma la cosa più bella, la dico in questo momento perché non ve l'ho mai detto, è che ho trovato un nuovo amico. E questo mi rende felice, questa è la vittoria più grande. Allora, partiamo subito le domande. C'è un Giordano inflazionato perché è la terza, Paolo Giordano. No, non so. Allora, a Mietta, a Amale, a Fabrizio, quanto c'è della sensazione che provate adesso di senso di rivalsa dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi, e quanto quello che è accaduto nei giorni scorsi vi ha determinato di più, se vi ha determinato di più, oppure se c'è stato invece un momento in cui vi siete rattristati, vi siete depressi, insomma, vi siete lasciati andare. Ci siamo rattristati, è normale, perché ci siamo sentiti feriti. Soprattutto si sono sentiti anche attaccati giustamente, però in questo momento non c'è una sensazione di rivalsa per quanto mi riguarda, perché nel momento in cui tutto viene superato, ci si guarda negli occhi, ci si parla, non serve mantenere, che ne so, rancore o altre sensazioni. È andato tutto al suo posto, ma già da dopo il nostro chiarimento con voi, che era doveroso. Per quanto mi riguarda, nessun senso di rivalsa, soltanto tanta felicità. Sì, c'è talmente tanta gioia e felicità che non c'è spazio per altro. Poi personalmente sono abituato, e anche Herman, per questo che abbiamo legato così tanto, a superare gli ostacoli della vita e a trasformarli in energia positiva e in rabbia positiva. Sicuramente tutto quello che è successo mi ha dato la forza per fare le interpretazioni migliori, spero. Allora, passiamo alla prossima domanda. Anselmi, poi Truzzi, poi Spinelli. Abbiamo 8 minuti esatti perché poi dobbiamo andare al loro festival. Anselmi. Buonasera, grazie, ciao a tutti, ciao Annalisa, ciao Erma, ciao Fabrizio, ciao ragazzi. Ciao. La domanda è per Erma e Fabrizio. Come sapete, il vincitore del Festival di Sanremo ha l'opzione di poter scegliere se rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest di Lisbona. Quindi io faccio la domanda a voi, che io faccio a tutti i vincitori dell'Eurovision, dei Festival di Sanremo: volete voi, Herman e Fabrizio, essere i rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest di Lisbona il prossimo maggio? Voi volete che noi vi rappresentiamo? Sì. E allora noi lo faremo con grande onore. Un applauso. Grazie. Silvia Bruzzi. Fabrizio per lo Stato Sociale, quest'anno insomma l'amore non ha trionfato come al solito a Sanremo, temi sociali e temi politici, è cambiato il vento, rispondete in voi. È cambiato il vento, cioè. Beh, personalmente io ho cercato sempre, spesso, di fare delle fotografie nel contesto storico in cui stiamo vivendo. Questa è una canzone d'amore, in realtà. A Sanremo di solito si parla molto, no, d'amore, cuore, eccetera, invece voi avete portato una canzone. Sì, non sempre. Molto, Io in 2007 mi si compensa nei giorni, quindi non è la prima volta che cerco di fotografare, di esorcizzare un disagio che ho provato osservando certi. Questa comunque è una canzone d'amore, però nei confronti dell'umanità in generale. Sì, però
piccolo domanda, in genere trionfano le canzoni d'amore eccetera eccetera, eccetera. Quest'anno ci sono più temi sociali. Sì, credo che probabilmente anche l'esibizione di una canzone che non tratta, insomma, che tratta temi, chiamiamoli diversi, per virgolette, magari risulta a volte essere più energica. Quindi anche dal punto di vista proprio di impatto dell'esibizione, questo può far presa sulle persone. In genere accade, non sempre, ovviamente. No, guarda, sono spento, vero? No, non c'è. Ah, sì, mi lo aspetto, non so perché. Lì è un attimo spento. Noi avevamo un problema serio, nel senso che veniamo da un mondo che non è quello generalista nazionale popolare, cresciamo e siamo cresciuti con un pubblico anche ampio, parlando molto spesso di politica, facendo a volte anche pezzi d'amore. Se noi fossimo andati a Sanremo con una canzone d'amore, avremmo lanciato un messaggio stranissimo a chi ci segue. Una cosa simile, a pur di essere lì, hanno cercato di fare qualcosa che non li ha presentati il top. Abbiamo cercato di portare un pezzo il più fedele possibile rispetto alla nostra storia. Era l'unica condizione entro la quale avremmo accettato di fare questa cosa. Andrea Spinelli, poi abbiamo uno spazio per un'ultimissima domanda per Moto Mera. Moto. La grazia è perfetta. Ciao. Voi siete stati dati per vincenti, diciamo, fin dall'inizio. Vorrei sapere se questo vi ha pesato un po' e che cosa è questa sera, appunto, come ve la siete giocata, cioè è stato impegnativo, sapevate che comunque avete avuto un'ansia della prestazione oppure no? Noi non ci abbiamo mai pensato ai pronostici, eccetera. Se ci avessimo pensato probabilmente non avremmo vinto, perché saremmo entrati in ansia da prestazione. Devo dire che mercoledì un po' d'ansia l'abbiamo avuta, notevolmente, però non per ragioni legate all'esibizione. È un parco importante, è un parco che fa paura già di per sé, però è un palco.